Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Sofia Rughe e Marco Rughe in cabina di commento, ai box Elisa Carlo Palmira e soprattutto la suocera, coordinamento di Enzio Zermiani. No, Ezio Zermiani. Ezio. Vabbè, per chi seguiva la Formula 1 negli anni 80 sa di cosa parlo, un grandissimo giornalista, che tra l'altro credo sia ancora vivo. E gran premio di Formula 1 a pedali di Azzate in provincia di Varese, subito la partenza, in pole position il solito Marco Rughe, ma attenzione che passa in questo momento il duo Zanardini, ma c'è anche Andrea Riboldi e ci sono un sacco di altri concorrenti, mamma mia, è partito subito a fuoco. Il gran premio è all'interno dei festeggiamenti del Bossalito, che è una sorta di festa che viene fatto dai paesi della Val Bossa, Bossalito della Val Bossa. I paesi che sono Albizzate, Azzate, Lozza, Brunello, Bugugiate, Sumirago, Croce della Valle, Daverio, Mornago, Castrono, Casale L, Bodio, Lomnago, L, Litta, esatto. Questi paesi si stanno sfidando, si sfideranno nel corso di queste tre settimane, queste sono in diverse discipline, in tantissime discipline, tra cui pallavolo, freccette, tutto. L'associazione fra il pilota e il comune viene fatta per estrazione, perché ovviamente io non abito a Daverio, però sono stato estratto con Daverio, quindi se vinco io, Daverio vince la gara e quindi prenderà i punti, tutto molto semplice. Tra l'altro, per chi era la partenza, visto anche che c'erano le ombrelline, ma soprattutto gli ombrelli erano degli ombrelli originali, utilizzati anche durante le gare Formula 1, personalizzati da una ditta che è in zona Varese, che li ha prestati proprio per fare questo show. Sono ombrelli che, non so se il mio ombrello addirittura è stato usato da Schumacher, mi pregio anche di questa esperienza unica. Ma torniamo al Gran Premio. Allora, il Gran Premio si svolge appunto sul circuito di Azzate, che è un inedito, che ha delle caratteristiche tipo il Nürburgring, perché ha salite e discese, dossi, salti, buche. Qui vediamo la Isa, siamo un po' indietro nelle posizioni, intanto è il primo giro. Hai visto che c'è anche la grafica del giro in alto a destra? Vabbè, comunque andremo a vedere la gara per tutti i 10 giri. C'è soltanto un piccolo taglio perché stava diventando un po' noioso, perché la gara è veramente pregna, veramente divertente, dalla prima all'ultima fase. Tra l'altro ci sono anche un sacco di immagini anche dall'esterno. E soprattutto tanti dossi. Qui vediamo una di queste immagini, c'è Maurizio Sbarra che è partito veramente come un fulmine con la sua nuova Formula 1, di cui potete vedere alcune immagini anche su Facebook, sulla pagina di Facebook di Formula 1 Pedali e sulla nostra pagina, credo, delle biciclette reclinate per tutti. Qui è l'arrivo, vedete che c'è Alessia, credo che sia qui davanti, e passa proprio Marco, che è il suo marchino. Tra l'altro dietro c'è Luelli, che è stato in testa, ma adesso è nelle posizioni, in seconda posizione. Poi vediamo Marco Rughe, ma soprattutto vediamo il mitico Massimo, il cuore pulsante di queste manifestazioni. Secondo me è una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, veramente una persona speciale, e non lo dico per piaggerie, ma lo dico perché è così. Ieropoli Massimo, tra l'altro, che non mi ricordo mai il Massimo cognome Ieropoli. Ma per tutti è Massimo, veramente. Massimo va al massimo, tra l'altro. Che bella battuta. Come vedete anche dal design della sua vettura, non segue perfettamente i regolamenti della nostra Formula 1 pedali. Seguono un regolamento, ci sono. Oltretutto ha fatto dei bellissimi tempi e delle bellissime posizioni. Notare che la sua formolina si vede anche che pedala tanto, quindi si vede che fa fatica, però è stato bravo, anche se la formolina non era eccezionale. Sì, mi stavo strozzando. Comunque, addirittura in qualificazione, bravissima. In qualificazione ha fatto un ottimo nono tempo. Nonostante, appunto, dicevo, questi regolamenti siano leggermente differenti, come vedete sono macchine che stanno partecipando anche insieme a noi, ma sono sempre Formula 1 pedali, però hanno una disposizione diversa, sono molto più alte, un bel po' più pesanti, insomma le nostre si può dire che sono un po' più da corsa, le loro sono un po' più da sfida, da esibizione. Purtroppo si vede anche che ha perso la borraccia, diciamo che perdeva. Maurizio ha avuto un momento in cui, poi ci ha raccontato alla fine della gara, in cui ha perso la borraccia, e vi assicuro che ci voleva la borraccia, e poi anche scarrucolato, che è un classico. La sua vettura è una Formula 1 pedali completamente nuova, è diciamo mezza scarenata, diciamo una specie di ibrido, molto molto bella, forse un pochino pesante, ma esteticamente veramente carina, mi è piaciuta molto, devo dire. E ha fatto appunto i primi giri in testa, tra l'altro sui dossi secondo me si comportava meglio, perché non aveva neanche tutta la carenatura che sbatacchiava. Ecco, vediamolo qua. Vedete che lui molto ha questo sprint, lo passa, ecco, a sinistra, non ha carenatura, quindi perde un po' di aerodinamica, però questo è un circuito parecchio complesso. Molto bella l'ultima curva, questa che si vede là in fondo,
dispiace per i Dossi. Se avete visto anche, visto che il circuito non era il massimo tra i Dossi, Tombini e tutto quanto, hanno fatto anche 10 giri, ma non solo per quello, anche perché era molto lungo, no, un 10, chilometro. 10 giri perché questo credo che sia il circuito più lungo del mondiale di Formula 1 pedali, mondiale nazionale, insomma quello che è. Qui sentiamo la Isa, pom, avete sentito la botta che tira giù? Purtroppo tutti questi Dossi un po' rovinano, però devo dire che in realtà se all'inizio della gara eravamo tutti guanti, spacchiamo le macchine, meglio andare piano, una cosa o l'altra, poi alla fine tutti la viva al parroco, siamo partiti tutti a fuoco, addirittura non ci sono stati neanche i primi due o tre giri di un po' andamento tranquillo, secondo me era appunto una sfida che spaccava per primo, più che una sfida dal punto di vista atletico. In testa in questo momento c'è Marco Viscardi, lo avete già visto nella gara precedente. È stato anche molto davanti. È stato anche molto davanti, forse l'ha pagato un po' di esperienza, perché come sappiamo noi che abbiamo fatto tante gare, insomma all'inizio partire così decisi, poi alla fine un po' si paga. Qui vediamo l'inossidabile Alain Prost della Formula Pedali, Alberto Serena, stiamo un po' nel dietro, qui vediamo altri concorrenti, vedi tu, visto un numero, il 56? Il 56. Ah sì, del medico Samuele. Tra l'altro ha corso anche Alice Castellotti, la vedrete poi anche nelle premiazioni. Quindi due donne oltre a Isabella. E Alice veramente, devo dire, con un mezzo piuttosto, insomma, pesante, ha fatto veramente delle salite eccezionali, secondo me si merita veramente tutti gli applausi che possiamo dargli. Applausi. E poi la vedrete poi nelle premiazioni finali. Allora, qui siamo nella fase iniziale, al terzo giro, quindi c'è ancora un momento un po' di studio. Passa il vigile, tra l'altro il vigile nella fase di qualifica quasi lo prendevo nel giro di qualifica, però vabbè. Passa appunto Marco Viscardi, poi Marco Zanarduini, qui c'è Andreone, Marco, e poi c'era la Alice, è passata proprio Alice, doppiata al terzo giro, ma ci sta, perché, e poi qui vediamo Luigi Antonio con il suo balenottero che a me piace veramente un sacco, poi tanto colorato, mi piace un sacco colorato, questo sembra un cubo di Rubik con le ruote, veramente bello, ma giusto, poi va, hai ragione, ma poi va veramente veloce. Lo chiamiamo cubo di Rubik. Allora, all'inizio io, ovviamente la telecamera è mia, quindi lo sapete, è inutile che faccio le solite battute del cavolo. Allora, all'inizio mi vedete, ero dietro un po' a controllare, pensavo che i miei concorrenti fossero un po' così, un po' restii a partire. In realtà, come vi dicevo, sono partiti tutti abbastanza velocemente. Ma perché questo? Perché i giri sono pochi. Comunque sono 10 giri e sono 2 minuti a giro, perché nel senso che sono meno di quando non la Pole Sophie è stata fatta da, non dico da chi, ma è stata fatta in 1,53, Alberto Serena l'ha fatta in 1,54, ma tieni conto che tutti gli altri tempi sono superiori ai 2 minuti e 20, cioè sono veramente lunghissimi, lo vedete, infatti il circuito come si sviluppava, c'è una prima parte, due Dossi, poi c'è una prima parte in salita e con punte anche all'8%, che va preso con un certo abbrivio, poi hai visto il numero del concorrente? 1, no. No, non lo so. Non so perché questi purtroppo 3. Non li conosco tutti i concorrenti, diciamo, della Formula 1. Era un numero alternativa. Però tra, ecco, Castellotti Alice del medico Samuele, poi che non conosco c'è Tosetto Emanuele col 44, Vanini Luca, secondo me era Vanini Luca, può essere, beh poi c'è. Però c'è appunto in testa al gruppo delle Formula 1 alternative, sicuramente c'è il nostro amico Massimo, che vedremo poi in qualche durante le altre fasi della gara. Allora, volevo tornare alla gara, qui davanti vediamo Albertone, Andrea, più avanti Marco, vedete questa era l'ultima curva ed era divertentissima perché andava presa molto stretta e poi io andavo a sfiorare tutta la parte esterna con tutti gli spettatori che mi venivano a passare. Insomma, qualcuno si è anche un po' strizzato perché effettivamente gli ho fatto veramente il pelo. Qua credo che sia Elisa che sta filmando. E qua sì, ecco, questa è la salita, ve la raccontiamo dal vivo. Qui vediamo i 4 dell'Apocalisse. Marco in questo momento, cioè io, ho visto che c'era un po' un buco in mezzo, allora ho detto mi infilo e do uno strappettino. Qui vediamo il classico ondeggiamento di Alberto. Quando fa quell'ondeggiamento lì vuol dire che è sopra i 500 watt. E passiamo, come vi dicevo, passiamo a Marco Viscardi, che un po' la dà su, perché insomma questo è veramente un momento faticoso, quarto giro, siamo quasi a metà gara e qui lo sforzo comincia a farsi abbastanza deciso, anche se sono soltanto una decina di minuti vi assicuro che sono belli tosti.
Qui vediamo la macchina di Marco. Le sollecitazioni sono continue, lo vedete? La telecamera balla. Qui, vabbè, questa è la GoPro stabilita. Tra l'altro, durante la qualifica, anzi, durante il giro di prova, ho perso la GoPro. E ringrazio la ragazza del quad che me l'ha ritrovata. Io ero già Esatto. disperato, ho detto vabbè, questa volta non faremo le riprese, faremo solo le riprese Sì, da una frontali. parte ero anche contenta perché me ne compravo una nuova, però Vabbè, la vabbè. compriamo lo stesso, magari per Natale compriamo la GoPro 9, 10. Allora, vediamo, Marco Viscardi si sta un po' staccando, davanti Marchino e più avanti credo che sia che in testa sia Riboldi. E allora, questo è un punto ancora molto impegnativo, c'è un pezzo che Fa costeggia la venire il mal di statale. testa quella Non è che ballava telecamera. così per caso la telecamera, è perché lì era proprio un certo lato, sembrava di fare il pavé. Quello che ho notato è, più forte si faceva, questo è brutto, attenzione, salto, ma poi qua è il peso, pum, hai visto che botta? Sì. Però, in realtà, fatto forte, sperando che la macchina resista, è un circuito divertente. Certo, a volte veramente, insomma, i colpi sono molto secchi, però in definitiva è molto divertente come circuito perché ci sono tutti i salti e quindi è possibile veramente divertirsi, appunto, una specie di Nürburgring. Quasi, attenzione, qua tra l'altro non mi ero neanche accorto, l'ho visto poi nei filmati. Forse ho toccato un po' Andrea sulla ruota senza volerlo. Qui parto. 5 giri al termine, vedete che Alberto fa l'oscillazione, quelli che sta tirando, ecco i 4 dell'Apocalisse, ormai 5 ormai perché c'è ormai che Marco Viscardi che veramente molto atletico, però Marco, beh, avete visto che c'era anche Alice, sempre Lì sulla c'era salita, sì. anche Sbarra. Questo è il momento topico della gara. In realtà, in questo momento, ho fatto uno strappo un po' per assaggiare la mia gamba. Il giorno prima Ma va? ero andato a Milano, ho fatto la bike night, faremo un video anche su quello. Ma davvero, facciamo pure un altro video, Sì, bene. però vabbè, ecco Andrea subito torna. Tanto mi ha chiesto tutto bene, sì, tutto bene, in realtà volevo dire, Andrea ti sto aspettando, così magari vediamo di fare un po' di... andiamo via io e te verso l'infinito e oltre. No, dicevo, ho fatto la bike night, quindi avevo nelle gambe circa 200 km. Però è stato divertente, c'era anche Antonio Luelli, tra l'altro, anche Oltretutto, lui. mio papà, molto intelligente, un sacco intelligente, ha deciso di andare da Borgomanero a Milano, da Milano a Borgomanero, in No, perché la bicicletta. bike night è da Milano ad Arona e sono circa 90 km, Trova però... Eiffel fino a Però non è che potevo Borgomanero. andare a Milano da Borgomanero in macchina e poi tornare. No, lo fa, ma l'ho già, non è la prima volta che lo faccio, è molto divertente. Certo, pedalare in zona Vizzola Ticino alle 3 di notte con l'ululato dei lupi I e gatti i neri. gatti neri che ti passano, insomma, non è la cosa. Dietro la Malpensa, non so se avete presente, veramente ero da solo perché poi tra l'altro ho fatto un po' una tirata, non avevo nessuno davanti, non avevo nessuno dietro e basta, comunque sono tornato a casa vivo per fortuna. Sono luoghi tra l'altro insomma abbastanza particolari quelli, soprattutto la zona del Pan Perduto. Va bene, Torniamo alla gara. torniamo alla gara. Allora, è questo un altro momento topico della gara. 6 giri su 10 e 4 al termine. Avete visto? Hai visto Alberto che volo che ha fatto? Perché lui ha dato il tirone. Guarda, guarda, ecco, Alberto ha visto che Oscilla, sto oscilla. andando. Sono sicuro che mi ha visto. Vedete che sta oscillando. Andrea è stato preso un po' alla sprovvista, secondo me, in questo caso. Avete visto anche Renato sulla sinistra col 3, sempre presente nelle gare, bravissimo Renato. Ecco che però Alberto non cede. Vai Alberto, ancora Massimo! Vedete che però Massimo sta dando veramente il massimo. Mi hai rubato la battuta. Questo lo tagliamo. E Alberto ce la fa. Alberto riesce ad attaccarsi alla coda di Marco. Bravo Alberto, si vede che ce ne hai. Però non è che ha fatto troppo, un Ha messo anche la troppo. faccia dentro all'oscillazione. Vedete che sta un po' digrignando i denti, lo vedete? E Alberto è proprio nella fase di sforzo. Adesso da me non mi si vede, però anch'io Sovraelimento. comunque stavo digrignando i denti. Sta prendendo la scia, anche se bisogna dire che, come vedete, questo tratto è leggermente in discesa, ma di scia se ne parla proprio. Vedete che poi Alberto fa una traiettoria diversa, ma non per migliorare la traiettoria, semplicemente per evitare i tombini. Beh, Ma di tombini ce ripeto, ne sono tanti. ma io all'inizio un po' da femminuccia mi lamentavo del circuito. In realtà è un bel circuito. Penso che comunque adesso rivedrò la Formula 1 a pedali. È tornato Andrea intanto. Si sono Anche riattaccati. dietro si vede anche Serena. Quindi alla fine secondo attacco rintuzzato dai due contendenti al Dietro c'è titolo. anche Isabella. Isabella, eccola là. Marco però mi sembra che si sia staccato definitivamente, eccolo là in fondo, mi sa che non credo che riuscirà a recuperare.
No, dicevo che alla fine volevo rivedere la Formula 1 in termini proprio di robustezza, perché finora ho sempre privilegiato la leggerezza e l'aerodinamica, ma alla luce di tutti gli ultimi Gran Premi, specie questo, vedete, guardate che salto, eh. Ecco Alberto oscilla, 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 ci sta, attenzione al salto, guarda il salto, Sofia, guarda, vediamo, ah no, mi è cambiato l'inquadratura, ecco, guardate, che botte, ma veramente io sentivo tan, Bang! tan, tan, tan. No, alla luce di questo, E appunto, la cosa bella, peng! cercherò di privilegiare un po' di più. Non credo che aggiungerò le sospensioni, perché secondo me non vale la pena. Magari le gomme un pochino, pochino, poi più sgonfie potrebbero aiutare, ma soprattutto cercherò di privilegiare un po' più la robustezza, irrobustendo soprattutto i bracci anteriori, che mi si era svilato, visitato un Uniball, tra l'altro, quindi una testa snodo, quella che serve per avere un Sì. braccio allo sterzo, durante le fasi di qualificazione. Per fortuna l'ho serrato e poi alla fine effettivamente ha retto. Ancora Alberto. Tre giri dal termine. Alberto non molla, veramente cattivo. Lui ci dà sempre al massimo nelle competizioni. Lui non molla mai, veramente. Se c'è da dare un trofeo combattività, questo è Alberto. Veramente lui, Alberto, the one. E infatti è il numero uno, mica per niente. Nei Se no fatti. sarebbe stato il numero due, il tre, il quattro. No, è l'uno, perché lui è Alberto. Alberto Serena, tra l'altro ha vinto anche parecchi campionati. Poi se va a te rompi ma Poi sono andato io a rompere. Sì, no. Vabbè, su questo soprassediamo. Però vedi, lui ci dà sempre dentro, cioè, non molla mai. Anche all'impegno Andrea. dentro di sé. Andrea invece, secondo me, è un po' più furbetto, perché sa che Alberto, vedi, in questo caso dice non si può staccare. Andrea fa il suo passo, fa come l'Indurain. Lui no, non dosa. Vedi, adesso qua Marco è partito, io sono partito. Ancora Antonio Luelli lo vedete. Sono partito a tre giri dal termine. Questo è il momento classico in cui se ne hai, vai. Alberto, secondo me, in questo momento ha pagato lo sforzo per starmi dietro, perché comunque qualcosina nina in più ho, e Andrea, giustamente, furbescamente, lui volpe del deserto, lui vediamo anche Papà Zanardini, François, lui cosa fa? Ha tenuto il suo passo molto alto e poi riesce a recuperare. Qua devo dire che ho pestato giù forte, qua eravamo sui 600 watt. Cioè sentivo che effettivamente un po' di stanchezza ce l'avevo anch'io, un pochettino. Beh, non sei Intanto, immune alla stanchezza. ero lì così, ecco, quando ho scollinato, ero lì così, ah, bravo, 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 avrei detto grazie, ma non avevo più fiato. Molto bello, molto, comunque bello questo destra-sinistra, ripeto, se all'inizio pensavo fosse una pista veramente impossibile, in realtà era stata una pista divertentissima, non perché ho vinto, ma sì, anche perché ho vinto. Vabbè, comunque, ultima salita, qui è il pezzo che ho tagliato, diciamo che l'penultimo giro è stato abbastanza noioso perché ormai il tutto si è sistemato, Isabella, Renato. E questa è l'ultima curva segnalata, ed era veramente bella questa curva. Passo all'esterno, faccio il salto, la telecamera quasi salta per terra, attenzione, bandiera a scacchi e Marco vince! Ma vinco io! Bravo Marco, bravo! Vabbè, lasciamo perdere. Allora, questa è la classifica che ha Diciamo che non sei per, non ti va di stilata da perdere. Elisa, come vedete, poi vediamo le classifiche. Comunque, bravi a tutti, veramente eccellente, divertentissimo, bel bossalito, una cosa altra. Un particolare ringraziamento a Leonardo, tra l'altro, dell'organizzazione, che è stato gentilissimo. E tra l'altro è grazie a lui che ho recuperato la telecamera, perché si è fatto in quattro. Quindi, qui vediamo Massimo. Leonardo, tra l'altro, ecco, è lì sulla Ed ecco sinistra, lo il vedete? premio. Questo è il primo per Alice, veramente E anche per bravissima. Isabella. Se vuoi venire a qualche altra gara del Formula Pedali, volentieri, anzi, ragazzi, voi della Formula 1 alternativa, facciamo le gare insieme. Anche alla fine, sì, bellissimi premi, tra l'altro. Alla fine, sì, sono Bacio macchine nel differenti torto. per partenza differente, ma se riusciamo a organizzare altre gare insieme, siamo di più, ci divertiamo. Poi è chiaro che noi siamo un po' avvantaggiati perché. Sono vetture un po' più comunque concepite per la velocità, ecco, però se dovessimo fare un percorso fuori strada, secondo me siete favoriti voi. Quindi eventualmente facciamo una gara di autocross anziché di Formula 1. Bene, spero che questo video No, vi sia piaciuto. La suocera vuol dire qualcosa, prego. volevo che ringraziavi Massimo, quello mi fa morire da ridere. Spero di vederlo spesso. No, Massimo, veramente, prossima gara ci dovete essere tutti. Tutti, tutti, tutti. Alla prossima, amici. Grazie Alla anche prossima, amici, e un cordiale saluto ai nostri telespettatori da
sbagliato sia Ruga e Marco sia in cabina di commento. Questa era la citazione di Mazzoni. Sei in cabina, Carlo. Ciao, se no andiamo oltre la mezz'ora. Ciao, ciao.